Nel Vangelo di oggi Gesù ci accoglie con una frase molto forte in cui afferma che chi ama il padre, la madre, i fratelli, i figli più di lui non è degno di lui. Ecco che questo tipo di messaggio poi si accompagna ad una esortazione. Ciascuno deve prendere la propria croce, abbandonare tutto e seguirlo. Questo è certamente il cuore del Vangelo del Regno, ma volendo cogliere in questo stile educativo e didattico un'immagine, una metafora di tipo pedagogico, ecco che vorrei fermarmi su questo elemento. Quando Gesù ha un messaggio importante, un insegnamento particolarmente significativo da trasmettere, lo introduce con delle espressioni forti, provocatorie, tali per lo più da scuotere l'interlocutore. Questo certamente non vuol dire che anche l'insegnante umano debba scuotere in modo così forte i propri interlocutori, ma deve assumere la postura mentale che ha Gesù nel proprio insegnamento, soprattutto se vuole, come Gesù, che il suo insegnamento sia trasformativo, cioè metta radici profonde nei vissuti dei propri allievi. In pedagogia questo approccio si chiama appunto apprendimento trasformativo, transformative learning, e indica precisamente uno stile, un modo di insegnare che mira a rigenerarsi nei vissuti personali e professionali dei propri allievi. Si utilizza questo tipo di approccio, per esempio, nell'ambito della formazione professionale, della formazione degli adulti, laddove si vuole incidere su quelle che sono le strategie di condotta sul piano professionale. Nel Vangelo di oggi vi è anche un secondo messaggio che ha una assonanza pedagogica profonda. Il testo in qualche modo si conclude dicendo: chi accoglie me accoglie voi, e chi accoglie voi accoglie anche colui che mi ha mandato. Ecco che in questa riflessione abbiamo evidentemente uno scenario di tipo teologico, che è quello della missione del figlio inviato dal padre e della missione dei discepoli, che rappresenta il senso della esistenza stessa della Chiesa. Ma c'è anche in questo un significato di tipo educativo, di tipo pedagogico. Tutti coloro che si sentono discepoli di qualcuno in qualche modo si sentono generati da quella persona da un punto di vista culturale. Nel mio campo, penso alla pedagogia per esempio, io ritengo di avere dei maestri, cioè delle persone grazie alle quali io ho potuto maturare quella che è la mia posizione, il pensiero, la proposta culturale di cui cerco di farmi portatore. Nelle parole del discepolo in qualche modo risuona l'eco del pensiero dei suoi maestri, per cui in fondo di ogni discepolo si potrebbe dire che chi accoglie le parole del discepolo in qualche misura accoglie anche le parole dei suoi maestri, perché l'insegnamento dei maestri, se sono autenticamente tali, risuonano nell'insegnamento dei loro allievi. E quindi anche ciascuno di noi, quando potrà avere l'opportunità di insegnare qualcosa a qualcuno, nella speranza che ciò che insegna rimanga a queste persone, sia in qualche modo anche trasformativo per la propria vita, potrà dire loro: chi accoglie voi, in qualche misura, accoglie anche me, non tanto me come persona, ma quello che ho cercato di lasciarvi attraverso il mio insegnamento.